opportuno mettere in campo strumenti, iniziative perché non siano solo i lavoratori a pagare questa crisi, anzi i lavoratori bisogna proprio che non la pagano, perché quando un lavoratore sulla busta paga a 300-400 euro in meno non ha nemmeno i soldi per pagare il mutuo. Stanno licenziando e stiamo in attesa senza appalto, ogni 15 giorni ci dicono non vi pago lo stipendio, viviamo questa situazione e siamo precaria. Che non è possibile che questa crisi venga scaricata sui lavoratori e sulle lavoratrici, questa è una crisi drammatica, c'è un'emergenza sociale. È necessario un intervento per sostenere i redditi e bloccare i licenziamenti.